L'associazione Onde Donne in Movimento ha proposto l'intitolazione della scuola elementare di Santa Barbara a Rita Borsellino, scomparsa 4 anni fa, politica e sorella di Paolo, magistrato ucciso dalla mafia nel 1992. Una proposta che la dirigenza scolastica e gli organi di istituto hanno accolto favorevolmente, stando a quanto spiegato dai componenti dell'associazione. Sulla richiesta manca soltanto il parere del comune. L'associazione Onde in Movimento ha sottolineato il grande impegno civile di Rita Borsellino nella sensibilizzazione sulla lotta alla mafia, un impegno che al di là delle carovane antimafia e degli incontri con i cittadini, in particolare i giovani, si è contraddistinto anche nella sua esperienza politica con la legge sul riutilizzo sociale dei beni confiscati alla mafia e anche quando da parlamentare europea ha contribuito alla creazione della Commissione parlamentare speciale sul crimine organizzato. Domenica alle 20:30 TFN trasmetterà una puntata di antologia Reporter dal titolo Un'altra storia, contenente una lunga intervista del 2009 proprio a Rita Borsellino, di cui vi proponiamo un breve estratto. Oggi è chiaro che la mafia è il male e c'è altro tra cui scegliere, ma c'è di più. Oggi di mafia si parla, prima non se ne parlava, se ne negava l'esistenza. Oggi la società parla di mafia, oggi i bambini già alla scuola materna fanno i cartelloni contro la mafia, quindi crescono sicuramente con una consapevolezza diversa. Con questo la mafia deve fare i conti, con l'opinione pubblica. La mafia si basava sull'omertà, si basava sul consenso. Paolo diceva: quando i giovani le negheranno il consenso, la mafia finirà. Allora siamo sulla strada giusta, ma la mafia è ancora potente.